sapere l'evento e sapere il monumento, il passaggio secondo lui è uno, e che potrebbe riguardare anche dei contenuti digitali sotto forma di book o sotto forma di CD-ROM. E cioè il passaggio è da una cultura read only, avete presente il DVD-RO, a una cultura read and write, in cui io non solo leggo, ma ci posso anche riscrivere sopra. Posso cancellare, posso integrare, posso ricominciare a ragionare su quello che è stato scritto mettendolo completamente in crisi e dicendo un'altra cosa. Quindi la differenza fondamentale tra analogico e digitale è che quando io vado a leggere un libro, siamo nell'ambito della cultura read only, quando io prendo un DVD sotto forma di film, pur essendo elettronico e digitale, siamo nell'ambito della cultura read only, quindi non è la tecnica che cambia, è la possibilità da parte dell'autore di riscriverci sopra. Cioè, che c'entra questo con la scuola e con i libri? No, cambia tutto, perché se intendiamo il passaggio dall'analogico al digitale non come il passaggio dalla carta al DVD, perché abbiamo visto che anche passando al DVD può essere sempre un oggetto chiuso in cui non posso fare niente, il passaggio al digitale significa che io apro il contenuto. E dunque, tema che avevo accennato prima, di chi è la proprietà di un contenuto aperto? Io dico che non esiste più la possibilità, quando l'opportunità di fare copia di un oggetto ha un costo che si approssima allo zero e la copia ha un valore quasi del tutto identico all'originale, io dico che il concetto di proprietà intellettuale è destinato a morire. Non c'è più. E tanto più nel contesto scolastico. Quindi gli editori che volessero continuare ad applicare con DRM, per esempio, con tutti questi dispositivi, un principio di proprietà alle cose che producono, si stanno illudendo, stanno, diciamo, facendo un accanimento terapeutico su un organismo che è già morto. E se non se ne accorgono loro, gli editori lo faranno qualcun altro, come già fa YouTube, come già fa Google, come già fanno coloro che hanno capito che il bene scarso, altro tema che abbiamo trattato all'inizio, e dunque il valore, non è nel contenuto, soprattutto in quello fisso, ridondi. Il bene scarso è nella relazione, nella attenzione, nella reputazione. Questo è quello che a noi come Caramo ha consentito in questi anni di barche, non manche, ma stecchite, vi assicuro che conosco tanta gente che ha provato a continuare a fare questo mestiere, io li conoscevamo, no? Negli anni 80, negli anni 90, non ce l'hanno fatta, perché c'è un sistema che impedisce a chi è autonomo e a chi vuole innovare in Italia di rimanere vivo. Per questo quando era l'altro giorno ho avuto una reazione quando l'amico Gianni Marconato ha detto voi la controparte, voi, noi, la controparte saranno i grossi editori, non noi, perché noi vogliamo cambiare, noi vogliamo mettere in crisi il concetto di proprietà intellettuale, andiamo a dire dentro l'aglio questa cosa di caccia, via caccia dopo 30 secondi, vogliamo dire che il concetto di copyright non può essere più attribuito in nessun modo a un sapere digitale, perché per sua natura il sapere digitale è aperto, a meno che non facciamo dei PDF e chiuso di DVD che sono chiusi anche se sono elettronici, ma non ha senso questo. Non solo, ma che deve essere anche superato di conseguenza, chi voi si occupa di scuola, quanti? A vario titolo, abbiamo per pochi. Allora, per chi si occupa di scuola, un'altra provocazione: morte del copyright, fine del concetto di proprietà intellettuale. Oh, guardate che la fine del concetto di proprietà intellettuale non è che mi ha inventato io, La conoscenza come bene comune, che vi consiglio molto di leggere, di S. e Ostrom, è un testo che ha fatto vincere a questa signora il Nobel per l'economia. Il Nobel per l'economia. E in questo testo viene descritto come, in maniera molto accurata, come in un contesto digitale la proprietà intellettuale privata non solo è un furto, come dicevano alcuni che però non si citano più. Notate, io ho fatto l'insegnante di religione. Cito Marx, ma sono diciamo, da questo punto di vista niente paura. No, un'altra cosa bella che mi ha fatto. No, la dico? Ne siamo orgogliosi. Nel 93.
quando molti di voi andavano alle medie, cioè, abbiamo fatto una cosa bellissima, perché pur essendo su fronti diversi dal punto di vista, che ne so, vogliamo chiamarli ideologici, no, non è ideologico, per capirci chi era contro e chi era a favore dell'insegnamento della religione, abbiamo fatto una cosa bellissima, perché ci siamo ritrovati su un'innovazione che abbiamo fatto insieme, il primo ipertesto della scuola italiana, anno 1993, ipertesto allegato a un libro di religione delle edizioni italiane di Bologna. L'altro perché? Ce l'hai? Allora, Andrea Angiolini, Perché l'hai regalato tu? Sì, devo dire che qualche regalo che è stato, l'abbiamo venduto anche un pochino. Però. Andrea Angiolini è direttore editoriale? Diciamo della parte elettronica. Della parte elettronica del Mulino, che fa una delle cose più belle che sono per l'università online in Italia, che è? Quindi no, prima dicevo, non volevo parlare solo io, perché sto parlando solo io, volevo dare la parola anche a chi è qua dentro con molta più competenza di me, con grande esperienza. Ecco, dicevo che per esempio sul piano dell'apertura per l'ipertesto consentiva allo studente nel 93 di inserire sue note. Allora, testo chiuso? No. Testo aperto, già digitale, nel formato che stiamo dicendo adesso? Ancora no. Però i primi esperimenti, superando le barriere ideologiche che vedeva distinto il pensiero degli insegnanti di religione da pensiero più laico di chi invece sosteneva altre tesi sulla presenza di una scuola, ma non è di questo che ci occuperemo oggi, che però si rincontra sull'innovazione. Ecco, a me piace molto citare questa esperienza, prima di tutto per la qualità del lavoro fatto insieme e poi perché dimostra che quando la tecnologia è utilizzata per l'innovazione, tutti hanno da guadagnarci, le barriere ideologiche cadono e si va, come diceva Husserl, alle cose stesse. Cioè non si parte da il proprio vissuto soggettivo, lo si mette da parte, andiamo alle cose stesse. E le cose stesse in questo caso sono il cambiamento del rapporto fra soggetto e contenuto di conoscenza. Questo è il punto. Dunque, questo mette in crisi il concetto di copyright, questo ridefinisce completamente il concetto di proprietà intellettuale che è vista come bene comune, dicevo, come bene comune soprattutto in quale settore? Ragazzi, scolastico, la proprietà intellettuale del teorema di Pitagora, la proprietà intellettuale della carta o della, anche qui cito, dei mezzi di produzione capitalistici che servono a produrre l'oggetto, farlo diventare una merce e ottenere un plus valore. No? Ma non si può parlare della proprietà dell'idea, ragazzi, la proprietà dell'idea di come si sono svolti i modi del 48. Cioè c'è qualche editore che vuole dire che quella è sua proprietà. La proprietà di che? Il diritto di copiare che cosa? Il contenuto di un manuale di inglese con la grammatica è proprietà dell'editore Garamo? No, è un bene comune. Non solo un bene comune, ma non è un bene scarso, non c'è in quel contenuto un valore, perché quel bene è ormai reperibile con un clic dovunque, anzi c'è anche un sovrappiù di informazioni disponibili o su qualsiasi altro device, questo, il telefonino, dovunque. Dunque, se vogliamo continuare a fare editori dobbiamo ragionare in questi termini, secondo me. Prego, come no, hai invitato a fare. Volevo sapere, qual è secondo lei, appunto, essendo editori? Allora, sono un insegnante di scuola primaria. Sì. Allora, vorrei sapere qual è secondo te il ruolo, diciamo, dell'editoria scolastica attualmente. Mi spiego meglio. Allora, fino ad ora, diciamo, noi abbiamo avuto dei contenuti fissi, appunto, resi sotto forma di cartaceo e a fronte invece di esigenze che necessitavano, diciamo, di spaziare molto, di avere molto materiale a disposizione. Materiale di natura iconica, materiale di... in crisi, non si fa più editing, davvero che prendiamo testa che pubblicate le insegne editori a nome di tutti gli autori e troviamo reclusi pochi giorni nella stampa, roba che con l'edizione del 700 non si sarebbe sognati minimamente di ammettere, e quindi è qualcosa che si è recuperato e che è completamente assente dal digitale. Che cosa sia l'editing digitale non sa dire nessuno. È probabilmente un editing collaborativo, un editing basato su più reviewing, però qualcosa, diciamo, più comodale è quello, più reviewing del
esperienza, diciamo, è l'unico ambito in cui si è